Le liste sono state presentate, sono state approvate, da oggi è ufficiale, comincia ufficialmente davvero questa campagna elettorale con un passo un po' più veloce, no? Assolutamente, siamo molto contenti della presentazione delle liste della nostra coalizione. Siamo sereni perché gli strumenti di cui ci siamo dotati, il nostro programma di lavoro, la candidatura del sindaco Salvatore Quinci e il patto etico che abbiamo tutti condivisi, ci consentono e ci hanno consentito di superare ogni difficoltà e di guardare avanti all'impegno elettorale con molta serenità e determinazione. Oggi abbiamo presentato i nostri primi tre assessori alla comunità cittadina. Sono la dottoressa Germana Bagnato, che si occuperà di turismo, il dottore Vito Bilardello, che si occuperà di welfare, sport e volontariato, e il dottor Vincenzo Giacalone, che si occuperà di innovazione tecnologica. Contiamo davvero di avere le competenze e gli strumenti adeguati per poter finalmente dare una svolta alla vita della nostra comunità cittadina. Adesso siamo impegnati nella campagna, quella vera e propria, quella che si fa per le strade, in piazza, quella dove ogni voto è importante e ogni voto va conquistato. Da domani sarò in giro, in realtà già l'abbiamo fatto, no? Ma ufficialmente, come ha detto lei, da oggi sarò in giro con tutti i candidati consiglieri per le strade e le vie di Mazara. Accanto a me la dottoressa Bagnato, lei avrà la delega al turismo, qual è la prima cosa da fare? Sicuramente è creare una vetrina, cioè una piattaforma che appunto funga da vetrina per la vendita del prodotto Mazara del Vallo. Questa piattaforma raccoglierà, riunirà tutti gli operatori della filiera turistica, quindi parliamo di hotel, parliamo di ristoranti, di operatori nel campo dei trasporti, in maniera tale che si possa agganciare il turista con una proposta unica, globale, perché noi dobbiamo pensare a tutto quel turismo che abbiamo perso fino ad ora, perché non sa che esiste Mazara del Vallo, non sa che esiste questa destinazione, e quindi dobbiamo subito partire con un'identità ben precisa. Oggi il turismo, la sfida del turismo si gioca sul web, si gioca sulla rete, quindi sicuramente il primo approccio deve essere quello digitale. Oggi la presentazione ufficiale degli assessori designati dal candidato sindaco Salvatore Quinci, una delega importante, la tua, qual è la prima cosa da fare? Intanto un saluto a tutti. E allora, l'innovazione tecnologica è una degli argomenti fondamentali della nostra amministrazione, se riusciremo a vincere queste elezioni, e quindi cercheremo di innovare tutta la macchina burocratica del comune. Cercheremo di innovare perché l'innovazione è stata un po' trascurata, non c'è stata innovazione negli ultimi anni ed è secondo noi un argomento invece fondamentale. L'innovazione è trasversale, abbraccia un po' tutti i settori e partiremo dal snellimento della macchina comunale, quindi dell'apparato burocratico comunale, cercando di digitalizzare il più possibile tutti gli uffici, anche per snellire i procedimenti, per velocizzare tutti i procedimenti.